Appassionati di sport, ci occupiamo di tantissime discipline. Questa sera nel nostro breve appuntamento parleremo quello che appassiona davvero tanta gente in tutto il mondo. Le arti marziali e parleremo di Taekwondo, se ho detto bene, con il nostro ospite, il maestro Cosimo Bonifiglio. Grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto nei nostri studi. Grazie a voi dell'invito. Allora, naturalmente noi prendiamo spunto da quello che sarà un evento molto importante. Stiamo parlando di Olympic Game verso i centri CONI. È un evento che si terrà il 29 novembre alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Contrada Brillia di Corigliano Calabro. Allora, maestro, ci saranno delle esibizioni di arti marziali e attività sportive dimostrative, sarà un'intera giornata, un pomeriggio abbondante, diciamo, di sport. Ci vuole spiegare innanzitutto quanti tipi ci sono di discipline e poi di che cosa vi occupate voi nello specifico? Sì, allora il CONI ha scelto Corigliano per questo importante evento. Sarà la giornata delle arti marziali. Le arti marziali in totale saranno 4. Tra cui il Taekwondo, il Karate Shotokan, Judo e Kickboxing, quindi sono 4 società. Come dicevi, saranno 2 ore di spettacolo dedicato ai bambini, per far divertire i bambini che proveranno a fare le arti marziali, quindi il CONI ha invitato tutti gli sport presenti nella provincia di Cosenza, quindi i bambini saranno lì a giocare, a provare un po' le arti marziali, questi 4 stili di arti marziali. Queste giornate secondo me sono importantissime perché fanno capire quanto può essere bello questo sport, perché molte volte ci sono dei luoghi comuni su queste discipline, ma un po' anche su tanti altri sport, mentre il rispetto per il compagno, per gli avversari, l'autocontrollo, quanto è importante anche nella crescita proprio dei giovani praticare sport e poi nello specifico anche queste belle discipline. Allora, nella vita le arti marziali sono molto importanti perché danno un autocontrollo, una stima di se stesso, e, quindi autostima, sicurezza, quindi tutto questo fa parte delle arti marziali in generale. Per i bambini l'approccio alle arti marziali non parte proprio dall'arte marziale, perché il bambino non sa che fa arte marziale, quindi là è il divertimento. Quindi piano piano l'istruttore o il maestro deve far sì che il bambino, partendo dal gioco, lo porta a diventare un adulto migliore. C'è un adulto preparato per le arti marziali, perché non è uno sport semplice. È chiaro, non è uno sport semplice, si fa anche confusione, perché molte volte si confondono anche gli stili per chi non è tanto appassionato, tanto dentro, però credo che sia molto importante comunque mantenere una buona forma fisica, avere, come ha detto lei, il rispetto dell'avversario. Allora, noi naturalmente la mia era una domanda che poteva veramente lasciare spazio ad un'intera puntata, perché quando si parla di autocontrollo, di giovani, di attività sportive, c'è tantissimo da dire. Questo vuole essere solo un prologo a quello che sarà il 29 novembre. Ci vuole dire come si sta organizzando questa importante giornata, anche poi proprio il programma, così magari chi è interessato può venire al Palasport il 29 alle 17. Sì, ci saranno 4 campi di gara che determineranno i 4 stili, quindi ogni stile avrà il suo spazio e ogni stile presenterà la sua specialità. Noi come Taekwondo, parlo per il mio stile, faremo un po' anche di difesa personale, quindi faremo vedere anche di difesa personale, combattimenti di bambini, perché abbiamo anche una gara il 2 di domenica adesso a Catanzaro, quindi proprio dedicata ai bambini. E poi l'altra metà del programma sarà dedicato agli altri sport che vogliono provare a fare arti marziali, quindi ripeto, ci saranno dei percorsi, dei giochini. Una cosa molto importante, ci sarà il presidente regionale del CONI, il presidente Condiparo, e anche l'avvocato Stangati, che è il delegato provinciale del CONI di Cosenza, quindi sanno, perché è loro che stanno organizzando la manifestazione, noi siamo solo dei tramite. Noi siamo dei tramite che la stiamo pubblicizzando e stiamo invitando un po' tutti, quindi farà piacere sicuramente anche al CONI, che si rende sempre protagonista di ottime cose, specie
Poi per quello che riguarda il nostro territorio, il Pala Corigliano, diciamo, è spesso teatro di tante belle manifestazioni, non solo volley, e a fianco, spostandoci di qualche metro, non solo calcio. Allora, noi naturalmente vi ringraziamo, rinnoviamo questo invito e poi diciamoci la verità, poi sarà più bello essere presenti proprio al Palasport, perché dirle è una cosa, magari vedervi all'opera sarà molto molto diverso. Lei si occupa quotidianamente, quindi con grande passione, perché non penso che ci sia tutto questo mega ritorno, insomma, non, quotidianamente ci con i giovani ci vuole una grande passione, si rinuncia a tante cose. Perché puntualizziamo, uno sport povero. È uno sport povero, però è uno sport molto appassionante. Deve essere pronto per fare questo sport, psicologicamente deve essere pronto, altrimenti non lo fai. Allora, ne parleremo ancora, grazie per questa sua prima partecipazione qui, e naturalmente l'appuntamento è per l'Olympic Game il 29 novembre alle ore 17 al Pala Corigliano. Taekwondo sta migliorando piano piano. Poi magari nel corso delle prossime puntate riusciremo anche, non dico a fare qualche insomma dimostrazione pratica, però racconteremo qualche dettaglio in più di queste appassionanti discipline. Grazie e buon lavoro. Grazie mille e buona serata a tutti. Vi aspettiamo al palazzetto.